Solidarietà e passerelle in una sfilata di moda che si è tenuta a Chieti, un evento con forti riferimenti appunto alla solidarietà e alla sostenibilità. Infatti, per iniziativa dell'Istituto Pomiglio in collaborazione con i club Chivanis, Chieti Teate, Francavilla e la Costa dei Trabocchi e Pescara, tutti i riflettori sono stati puntati sul Teatro Maruccino, dove si è svolta una sfilata di moda molto particolare con musica e novità. L'evento, patrocinato dal Comune di Chieti, dal Teatro Maruccino, ha visto una grande partecipazione di pubblico. Tra gli altri presenti alla serata il dirigente scolastico Grazia Angeloni, i presidenti dei tre club Chivanis, numerosi soci e amici per un evento suggestivo e particolare, la preghiera del Chivagnano, recitata da una studentessa e una modella con un abito dalle tinte del tricolore che ha attraversato la platea al suono dell'inno italiano. Modelli d'eccezione, gli studenti del corso Mode, emozionati, felici e professionali. Incipit del primo quadro della sfilata, Empatia creativa, con abiti realizzati con tessuti ecologici, naturali, ortica, bambù e foggia floreale. A seguire Shorts and Colors e ancora Il regno del tubino nero, rivisitato dall'innovazione alla tradizione con abiti di foggia antica. Ogni gioiello è una scultura in miniatura, presenta la Presentosa, il gioiello rappresentativo dell'Abruzzo, con abiti realizzati con il laser cut, e le sete di San Leucio. Non potevano mancare gli abiti da sera, dal lungo al corto, con tessuti graffianti, e per finire il quadro La Sposa, con quattro abiti fantasiosi innovativi, dal classico al rock. A conclusione della serata, passerella finale, tutti sul palco a ricevere gli applausi. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza ad alcune famiglie del territorio. Un po' di frivolezza e un po' di solidarietà, con il motto: se vuoi arrivare primo, corri da solo, se vuoi arrivare lontano, cammina insieme.